Inizio la registrazione con il vostro permesso, dando il benvenuto a Alessandro Miani, il professor Alessandro Miani, su un tema fascinoso, perché la stessa parola apre nelle sue radici greche, biofilia, un aspetto, come dire, vitale, storico, naturale, antropologico. Poi ci spiegherà bene Alessandro le definizioni e le questioni. In realtà è una scienza e ha dei risultati scientifici. In maniera banale, uno che si trova in un ambiente bello e sano vive meglio. Sembra una cosa normale, ma per i cittadini normali non è così. Io passo subito la parola a Alessandro Miani, ringraziandolo dell'incontro e di portarci per mano in questo fascinoso mondo della biofilia. A te, Alessandro. Bene, ti ringrazio Alfonso, saluto Vincenzo, l'amico Vincenzo Laudadio, che poi è stato il tramite per conoscervi, e gli altri non li conosco, ma pian pianino avremo modo di conoscerci, quindi vi ringrazio, sarò breve e lasciando ampio spazio a ogni domanda e curiosità. Prima di parlarvi di biofilia, accennavo prima ad Alfonso e a Vincenzo, io questa mattina ho avuto un incontro internazionale, una sorta di webinar, un evento simile a questo, con tutti gli attori della filiera del verde a livello internazionale e abbiamo analizzato il tema della leva verde da molti punti di vista e io mi sono fatto giusto due appunti che volevo condividere con voi per poi arrivare al tema specifico della biofilia che un po' riassume il valore principale del tema verde oggi. C'è uno studioso americano che si chiama Richard Florida che ha fatto degli studi da cui si evidenzia come per esempio chi vive in un ambiente circondato dal verde. Alfonso, stai cercando di parlare? Ti vedo. No, ma continuo allora. E chi vive in un ambiente circondato dal verde, chi ha a disposizione, soprattutto nella sua fanciullezza, un certo numero di, diciamo, di metri quadrati, insomma, di verde pro capite di una certa dimensione, i negozi che affacciano su ambiti verdi, le attività commerciali, le scuole, insomma, il verde è una trade union, secondo gli studi di questo professore americano, che facilitano la nostra aspettativa non solo di qualità di vita, ma di successo nella vita e di relazioni che noi possiamo intrattenere sin da ragazzi bambini fino ad età adulta, e quindi un'aspettativa migliore anche di guadagno e di posizione lavorativa. Quindi, in questo senso, il verde ha un aspetto di impatto, voglio dire, di qualità complessiva della vita, ma anche di carattere economico per chi ha la possibilità di socializzare e vivere in un certo ambiente, senza considerare che le attività commerciali o i negozi che si trovano in luoghi prospicienti delle aree verdi, ovviamente ben curate, possono proporre prodotti ad un prezzo superiore e questo prezzo essere ben accetto dall'utenza proprio perché si trova in un contesto verde. Altri studi ci dicono invece che, per esempio, guardando il verde, per esempio da un ospedale in fase di degenza post-operatoria, si riduce circa del 10% il tempo appunto di degenza nell'ospedale. Il verde sta diventando strategico anche a livello paesaggistico, quindi il bello, il verde, le case, le nuove abitazioni sostenibili contengono verde all'interno, ma si circondano anche di giardini e anche di giardini pensili, quindi sta diventando anche un elemento paesaggistico. Ma il verde, inteso come essenze arboree, incomincia ad essere presente anche all'interno degli edifici, poi vedremo come per una sorta di benessere o di comfort, migliore comfort indoor, ma contemporaneamente, diciamo, tutto il mondo della
florovivaismo, il verde è anche alimentazione, perché noi ci cibiamo di verdure, ci cibiamo di frutta e verdura, quindi è un altro aspetto economico che poi ha anche una sua connotazione di preservare l'identità culturale e territoriale di certe culture. Poi il verde è utilizzato anche per fare prevenzione ambientale, pensiamo al dissesto idrogeologico di cui l'Italia è ricca, quindi da un lato la cura e dall'altro piantumazioni specifiche che ci consentono di preservare i nostri paesaggi naturali, evitando che alluvioni piuttosto che altri fenomeni estremi che sempre di più si stanno diciamo ripetendo nel mondo ma anche in Italia possono inficiare il territorio. Poi il verde è anche un'occasione, vi sto riassumendo un po' quello di cui abbiamo parlato oggi, ma credo che siano degli spunti interessanti anche in previsione di quello di cui dobbiamo parlare dopo. Il verde è anche un'occasione di aggregazione, quindi di facilitazione di scambio culturale, di socialità, pensiamo agli anziani, ai possessori di animali, quindi un'occasione di tempo libero e anche un'occasione di formazione. Sempre più manifestazioni, eventi di carattere culturale si cerca di svolgerli in ambiente verdi ben curati. Poi c'è l'elemento fondamentale che è quello della salute, ovvero sia di una nuova visione del verde urbano, indoor e outdoor, come elemento favorente la salute pubblica. Questo è il tema che più si avvicina alle mie corde personali e di cui vorrei introdurvi il concetto di biofilia. La biofilia che cos'è? Fondamentalmente è una spinta innata che ha l'essere umano. Biofilia significa amore per la vita. Se noi, per fare un esempio stupido, scopriamo un nuovo pianeta nell'universo, quello che ci interessa è la prima cosa che ci domandiamo è: ma c'è vita? Ci può essere la vita? Se in quel pianeta scopriamo che non ci può essere la vita, decade il nostro interesse, a meno che non siamo degli astrofisici appassionati di queste cose. Ecco, la stessa cosa si ripercuote sul mondo vitale, e il mondo vitale, l'uomo è richiamato a livello istintivo verso la vita e verso le forme viventi. Nello specifico, la biofilia in questo caso è indirizzato a un sentimento tutto umano che ci porta a trovare piacere nel circondarci di natura e di forme naturali. La scienza ha studiato questo fenomeno che, voglio dire, è stato analizzato per la prima volta dall'etologo Conrad Lorenz, poi da Edward Wilson e poi da studi sempre più recenti anche negli anni, voglio dire, più vicini a noi, e ci ha spiegato che circondarsi di verde, di natura o di forme naturali o di materiali naturali ci porta dei benefici a livello fisiologico umano, come per esempio una riduzione dello stress che è misurabile in una riduzione della quantità di cortisolo che abbiamo nel sangue, una riduzione della pressione sanguigna arteriosa, piuttosto che una riduzione della frequenza cardiaca nel momento in cui stiamo a contatto con la natura e con il verde. Quindi possiamo dire in sintesi che il verde e la natura, e quindi vuol dire anche la luce naturale, i materiali naturali e via dicendo, ci inducono a una riduzione dei livelli di stress, ci migliorano la qualità della vita complessiva anche in termini sanitari. Consideriamo anche un'altra cosa, che per esempio persone, anche noi stessi a fine giornata magari siamo affaticati, abbiamo la vista affaticata, ci sono degli studi che ci dicono che chi vive in campagna ha una capacità di mantenere viva la sua capacità visiva nettamente superiore a chi invece non ha lo stesso tipo di paesaggio, anche proprio una questione di distanza e di ampiezza del paesaggio e di differenziazione del paesaggio in temi naturali. Ecco che quindi
tutto il tema del verde diventa un tema strategico e cruciale, perché impatta a diversi livelli sulla nostra salute, sul nostro benessere, sulla nostra qualità della vita. E questo stiamo parlando dell'esterno, quindi di tutto il mondo outdoor, ma nel mondo indoor anche qui il verde incomincia ad assumere una visione strategica importante, perché ci sono alcune piante che più di altre hanno delle caratteristiche proprie che sono in grado di filtrare la qualità, diciamo, filtrare gli inquinanti dispersi nell'aria, a partire dalla CO2 che con la fotosintesi clorofilliana le piante trasformano in ossigeno, ma non solo, perché a livello dell'apparato radicale sono in grado, come anche le piante esterne, di mitigare inquinanti, non so, di origine prevalentemente metalli pesanti, ma non solo. A livello dell'apparato fogliare sono in grado di filtrare formaldeide, benzene, toluene e xilene, che in parte sono prodotti dalle attività umane, in parte provengono dall'esterno. Sempre nell'ambito delle piante con queste capacità abbiamo anche piante da esterno, che possono essere grandi piante piuttosto che siepi o arbusti, che sono in grado di mitigare anch'esse non solo l'inquinamento atmosferico delle nostre città o dei nostri paesi, ma sono in grado anche di ridurre il rischio della cosiddetta isola di calore, che miete anch'essa ogni anno parecchie vittime premature. Quindi il verde, la natura, diventa uno strumento non risolutore, ma uno strumento che coadiuva in maniera assolutamente naturale, poi se ben pensato e se ben studiato e pianificato il posizionamento di queste piante, le specie di queste piante, coadiuvano anche il miglioramento complessivo della qualità ambientale, facendo della prevenzione primaria all'interno delle nostre città per i nostri cittadini. In ultima istanza, sempre le piante hanno anche un altro vantaggio, hanno il vantaggio di costare poco, e alcune specie di piante, poi il CNR italiano si sta occupando, Vincenzo lo sa perché ne abbiamo già parlato, di alcuni nuovi cloni che sono in grado in pochi mesi di risolvere problemi di inquinamenti anche molto importanti e molto severi del terreno, e di farlo salvaguardando la filiera del legno. Quindi in 18 mesi noi piantiamo un certo pioppo, per esempio nel caso specifico sviluppato dal CNR con un partner privato che si occupa di bonifiche, e con un costo che è 1000 volte inferiore rispetto a qualunque altra tecnica di bonifica, possiamo bonificare un terreno fino a 6 metri di profondità, mantenendo tutti gli inquinanti nell'apparato radicale e potendo invece fare economia circolare con il legno che questo pioppo va a produrre. Quindi è un quadro molto ampio, molto eterogeneo, che parte però dalla natura, che ha tanti benefici a più livelli e impatta a più livelli, ma fondamentalmente su tre temi. Sulla qualità della vita complessiva, perché vediamo qualcosa che ci piace e ci dà occasione di vivere la natura e quindi di fare anche quel minimo di movimento, e noi sappiamo che la scienza ci dice che se seguiamo un'alimentazione su base dieta mediterranea o comunque abbastanza corretta, facciamo almeno 30 minuti al giorno, anche solo di camminata a passo veloce, riduciamo il rischio di prendere una serie di patologie anche gravi per il 70%, quindi abbiamo una riduzione importante di questo rischio. Dall'altro lato abbiamo comunque una filiera economica che sta dietro il verde, che può trarre un beneficio, e dall'altro lato ancora abbiamo capito che questo beneficio lo prendiamo anche noi, perché se noi abbiamo del verde ben curato a disposizione abbiamo più possibilità di socializzare, più possibilità di fare crescere le nostre attività e di avere un'aspettativa, diciamo, di vita migliore anche a livello lavorativo, come guadagni anche. Secondo gli studi ad oggi, disponibili a livello internazionale. E il terzo aspetto non indifferente è quello che il verde, un certo tipo di verde, ci consente anche di fare prevenzione sanitaria,
importante e a un costo assolutamente accessibile. Grazie, grazie mille Alessandro di questa introduzione. Ecco, abbiamo pensato di farla molto interattiva questo incontro e di stimolare domande. Ecco, io ne ho subito una, poi invito tutti gli altri a interagire. Di fatto quindi il verde è un'ingegneria del verde che assomma tante competenze, che non è semplicemente l'agronomo che va sul posto e vede le essenze, ma è una strategia, è un qualcosa di più complesso. Ecco, ci sono scuole che insegnano questo verde evoluto, cioè perché un conto è pensare a dei giardini o a dei campi o delle coltivazioni, ma qui c'è un qualcosa di più e di nuovo, ad esempio soprattutto nella parte più problematica e più pericolosa, se vogliamo, cioè le contaminazioni e i terreni inquinati. Ecco, sta sviluppandosi questa scuola del verde, dell'ingegneria del verde, Alessandro? Sì, certo, si sta sviluppando. Non esiste una, diciamo, competenza monosettoriale, sono sempre approcci multidisciplinari che mettono insieme competenze che vengono da diversi ambiti e scienziati o comunque tecnici che vengono da diversi ambiti che focalizzano le loro esperienze per sviluppare dei progetti pilota o della ricerca, oppure dalla ricerca scientifica sviluppare delle procedure, dei processi che possano risolvere un problema. Questo però è anche affascinante perché è una scienza in continua crescita che si basa sulla conoscenza pregressa applicata a quelle che sono le emergenze sempre più quotidiane, anche perché considerate che noi negli ultimi 30 anni abbiamo immesso nell'ambiente, perché sono stati prodotti dall'uomo, oltre 100.000 sostanze chimiche di sintesi, di cui conosciamo gli effetti diretti sulla salute umana, vegetale e animale di poche migliaia, e delle altre non solo non conosciamo nulla, ma non conosciamo neanche le interazioni che queste sostanze possono avere tra di loro in terra, in acqua, in atmosfera, né con gli elementi naturali già presenti sul nostro pianeta. Per cui è una conoscenza sempre in divenire e la scienza cerca di andare incontro a quelli che poi sono i problemi che si manifestano a livello di terreno, perché poi un terreno inquinato può inquinare una falda acquifera, ma può inquinare anche delle coltivazioni animali o vegetali che avvengono su quel terreno e quindi ritornare poi all'uomo sotto forma di nuovi problemi o di patologie emergenti. E quindi in quest'ottica sì, c'è un approccio congiunto di più competenze per andare incontro a risolvere dei problemi. Grazie, grazie Alessandro. Vincenzo, forse tu avevi una domanda. Sì, io volevo, diciamo, in realtà sono due ordini di domande. La prima legata al concetto, diciamo, più semplice, più estetico del verde. Un tempo per vedere città verdi si andava nei piccoli borghi, perché le grandi città, nella migliore delle ipotesi, avevano il parco, nella peggiore delle ipotesi neanche quello. E quindi per andare in un ambiente un po' più naturale si diceva: vado a fare la gita fuori porta, vado un attimo fuori città. Ora, mi risulta che Milano sia stata inserita fra le 52 città europee che investiranno nel prossimo futuro per una dimensione verde ed ecologica della città. E quindi volevo chiedere ad Alessandro se in realtà questo è un progetto al di là di Milano, se è ipotizzabile estendere anche ad altre città italiane questo tipo di sensibilità. È chiaro che bisognerebbe partire da un discorso con l'ANCI, con le associazioni delle province italiane, con le regioni, mi rendo conto, però in città... Al di là dei singoli regolamenti del verde approvati, se andiamo a misurare i metri cubi di cemento costruiti con i metri cubi di verde nuovo impiantato, avremo un rapporto, ahimè, sconsolante.
l'altro aspetto è invece che molto mi incuriosisce capire come e in che modo questo può avere un impatto anche sul futuro diritto ambientale e sulle attività di bonifica e se ci può dire qualcosa in più, nei limiti ovviamente delle riservatezze dei progetti, di questo progetto del CNR con questo partner privato in ordine alle piantumazioni di alberi, diciamo, destinati alla bonifica del territorio. Sì, allora, innanzitutto vi ringrazio per darmi così credito. Io non sono, diciamo, sono solo poi alla fine il portavoce di una società scientifica in cui collaborano più di 30 discipline diverse. Io mi occupo di prevenzione ambientale e cercherò di venire incontro a tutte le domande anche più tecniche, anche se poi io non sono magari un giurista o un ingegnere ambientale, però. Comunque, di base, sulla tua prima domanda io farei una differenziazione. Una cosa è la questione paesaggistica, un'altra questione è il verde, inteso come andiamo nel verde e quindi andiamo in campagna. Sono due tipi di verde diverse. Nelle città si tende, purtroppo, a prediligere un aspetto più paesaggistico, quindi il verde inteso come bello, come luogo bello per la vista, che fa benissimo, ma magari non così utile per la salute del cittadino, tant'è che noi stiamo lavorando anche con le amministrazioni locali per spiegare loro che benissimo fare forestazioni o riforestazioni urbane, sarebbe meglio farle selettive, ovvero sia scegliendo, pur nel rispetto della tradizione dei territori, pur nel rispetto, diciamo, delle latitudini dove queste piante devono essere messe a dimora, delle specie arboree che più di altre sono in grado di mitigare ridurre il cambiamento climatico, mitigare gli inquinamenti di aria, di terra e via dicendo. E magari di non essere esse stesse fonte di inquinamento. Pensiamo, inquinamento poi tra virgolette, ma pensiamo a tutti i problemi relativi alle pollinosi nelle grandi città, dove non si capisce per quale motivo, a parità di costo, si sceglie di piantumare solamente piante che riempiono le città di pollini, quando si potrebbe, o di foglie secche, quando si potrebbe piantare sempreverdi oppure piante che hanno azioni similari, ma che agiscono meglio sugli altri inquinanti senza produrne. Questo è un tema. Poi, ovviamente, quando noi diciamo facciamo una gita fuori porta, noi prendiamo il verde come viene ed è un verde più selvaggio, tra virgolette. In città tendenzialmente un verde più curato e c'è anche poi l'elemento acqua, quindi i laghetti, le fontane, che non sono trascurabili nel complesso del paesaggio urbano, che quindi è più artefatto, ma a noi interessa come capacità che ha anche la città di essere permeabile, per esempio, non so, all'acqua, alle piogge. Se noi cementifichiamo tutto, poi abbiamo anche i problemi legati agli allagamenti e all'intasamento della rete di scarico idrica di una città, e anche questo può diventare un problema. E per arrivare al secondo punto, se non erro, forse mi sono perso un pezzo, relativo alla pianta, questa del CNR a cui mi facevi riferimento, o c'era un altro pezzettino? Perdonami, Vincenzo. No, era già questo. Allora, questo si tratta di un progetto già sviluppato a livello tecnico-scientifico, di cui si stanno facendo i primi progetti pilota in Italia. Si tratta, nello specifico, di un clone di pioppo, che ha già di base è una pianta che cresce molto rapidamente, che viene inserita a terra sotto forma di talea alta 20-30 cm, in 18 mesi raggiunge già una dimensione di alcuni metri, e in 18 mesi, stando ai progetti pilota oggi in corso, ce n'è uno in corso nel Tarantino e un altro in Campania, nella Terra dei Fuochi, si è visto che è possibile
diciamo, bonificare completamente proprio da tutti gli inquinanti, anche i più pericolosi, la terra fino a 6 metri di profondità, dovuto questo al fatto che le radici del pioppo crescono molto in profondità e sono, diciamo, affittoni, quindi ben stabilizzate, quindi diciamo, non fanno incorrere anche quel terreno in caso di temporali e via dicendo un crollo degli alberi, insomma sono ben fissati a terra, vanno in profondità. E che cos'ha questa caratteristica? Ossia queste radici hanno una produzione di sostanze zuccherine, chiamiamole così, nella zona periradicale, che facilitano la proliferazione di colonie di microrganismi che sono quelli a loro volta che si cibano di tutti gli inquinanti e li mantengono nella zona proprio vicino alla radice o dentro la radice. E il vantaggio di questo clone è che questi inquinanti non entrano nella linfa della pianta e quindi invadono tutta la pianta, rendendo poi impossibile l'utilizzo del legno della pianta, ma si fermano esclusivamente a livello radicale. E quindi questo consente di avere un costo ancora più basso, che già di base i dati ci dicono essere circa 1000 volte inferiore rispetto a qualunque altro tipo di investimento che si possa fare a livello di bonifica della terra, per giunta potendo utilizzare le ramaglie e le foglie come biomasse per produrre energia e il legno di buona qualità essere messo nel circuito della filiera del legno. Quindi si crea un'economia circolare che contemporaneamente agisce a livello diretto sulla bonifica di terre altamente inquinate. A un costo molto contenuto. Grazie Alessandro, è molto interessante questa cosa. Ecco, a che stadio di sviluppo sono questi studi? Cioè, questi sono già operativi, possono essere già messi, voglio dire, i progetti pilota sono già stati fatti e quindi sono già, tra virgolette, applicabili in diversi territori. Bello, poi se c'è materiale da distribuire, da diffondere, ecco, certo. Sarà un piacere seminare questa buona novella verso i terreni inquinati, ecco, perché sarebbe una, se non una panacea, però un intervento molto, molto prezioso. Ecco, sì, Alfonso, questo ne parlavamo tempo fa, anche come Abus, potrebbe essere, diciamo, uno degli interventi da fare presso sicuramente il Ministero dell'Ambiente, anche questo nuovo fantomatico Ministero della Transizione Verde, perché sì, lo chiamo fantomatico perché insomma voglio dire non così è una mia. Noi abbiamo una tradizione storica, un ministero per mettersi in piedi ci impiega 2 anni. Non penso che questo governo durerà 2 anni almeno. No, a naso potrebbe essere qualcosa meno, però l'idea potrebbe essere buona perché almeno abbiamo in Italia sicuramente 40 siti censiti come siti di interesse nazionale, ovvero siti di interesse nazionale dal punto di vista ambientale, vuol dire compromessi. E allora perché finalmente non iniziare a ragionare con i fatti? Ora capisco che la politica è fatta di altre cose, però qui parliamo di un progetto sostanzialmente italiano, immagino anche un brevetto italiano. Voglio dire, il futuro è fatto anche di idee, questa è un'idea, è una filiera che vede ad esempio vedendo insomma chi sta un po' in giro, chi legge un po' anche nei vari gruppi social, non c'è paese in cui le amministrazioni pubbliche procedono al disboscamento e all'abbattimento del verde in città e fuori città, riducendo insomma quel fenomeno di biofilia di cui parlavamo prima. Però a questo punto le ragioni sono molteplici, possono essere l'interesse per la filiera del legno, può essere diciamo, il fatto di non avere problemi in città perché gli alberi comunque creano un disagio. E allora ragionare con il CNR per intervenire a questo punto con piante autoctone, ove possibile, o anche con idee innovative, nei vari
nei vari elementi, no, dell'orografia italiana, nei siti di interesse nazionale con le piante per bonificare, nelle aree urbane per dotare, diciamo, le aree urbane anche di quella coperta termica che in questi ultimi anni, io vi parlo da Bari, qualche anno fa abbiamo raggiunto 47 gradi, una temperatura che sembrava di friggere. Ora leggo che in Colombia, in Africa, in India iniziano a percepire questo come un problema serio e anche nelle attività urbane iniziano a capire che i corridoi verdi, i corridoi, cioè le coperture arboree iniziano ad avere una loro, un loro significato non soltanto estetico, ma come diceva Alessandro, multidisciplinare, sanitario, termico, sotto tantissimi profili. E allora forse potrebbe essere il momento di, diciamo, interessare anche il governo e capire se c'è qualche sensibilità in questi termini, perché voglio dire, alla fin fine mi sembra di capire che c'è anche una potenzialità economica dietro ad un'idea ambientale. Ah, c'è così, penso, Alessandro? Penso... Sì, sì, ma questo... No, prego Vincenzo, è Alfonso, perdonami. Cioè, penso effettivamente sì, cioè certamente Adusbef è un soggetto molto conosciuto su alcuni settori in particolare, un riferimento verso i consumatori che hanno questioni con le banche e con i fornitori di servizi. Certamente il consumatore è un cittadino e questi servizi sono totalmente impattanti rispetto a costi notevolissimi, tipo quello dei rifiuti. Ecco, i rifiuti sono un grave problema perché sono stati sempre gestiti in una forma non circolare, cioè fai un grande buco, metti dentro i rifiuti. Tanto sono tanti, il buco prima o dopo si riempie, però nel frattempo tutti questi rifiuti hanno una conseguenza naturale enorme, cioè alcuni comuni ne sono veramente afflitti e le aree confinanti questi siti sono aree inquinate, veramente inquinate. Ecco, mi domandavo, entrando poi nel dettaglio delle curiosità, ecco, il pioppo certamente ad alta crescita e quindi posso immaginare che sia stata questa una varietà scelta, però queste elaborazioni, come dire, innaturali, tra virgolette, delle manipolazioni genetiche, hanno interessato probabilmente molte altre specie. E molte altre caratteristiche, cioè specie che sono caratterizzate da particolari adattamenti. Lo dico perché l'energia atomica fa dei ritagli nei DNA e e abbiamo visto come Chernobyl curiosamente abbia generato un nuovo tipo di foresta e nuova vegetazione, un adattamento degli animali, quindi la natura è incredibilmente potente da un certo punto di vista, certamente selettiva, cioè in una maniera darwiniana. Ecco, il CNR è andato a botta sicura o è un grande progettone di test di varie tipologie? Ci puoi aiutare un po' a capire? Guarda Alfonso, io ti interrompo subito per dirti questo. Noi abbiamo tra i vari partner della Società Italiana di Medicina Ambientale che io presiedo anche alcuni istituti del CNR, però io non sono un ricercatore del CNR, quindi una risposta a cui non so darti risposta, sia precisa e quindi evito. Sicuramente sono a conoscenza di tante altre progettualità, non solo nel settore del verde, in cui il CNR dà il suo contributo, però mi limito a quello che conosco e mi è capitato di interfacciarmi con l'azienda, che è un'azienda molto grossa, pugliese, che si occupa di bonifiche, che ha sviluppato questo clone con il CNR di Bari,
e di cui so che ha dato dei risultati anche in termini scientifici ottimali e anche in termini economici di sostenibilità complessiva, tant'è che adesso è un qualcosa che andrà in produzione seriale proprio come sistema di bonifica. Che poi si cerchi di utilizzare piante non clonate, questo sarebbe l'ideale, ma quando la natura clonata ci consente di risolvere un problema senza un impatto ambientale, un impatto economico, anzi con un concetto di economia circolare pieno, in tempi rapidi a costi molto contenuti, dico che ci può stare. Ovviamente il principio che utilizza questo pioppo è molto simile al principio che utilizza ogni altra pianta, solo che questo pioppo ha il vantaggio, come ti dicevo prima, di generare a livello radicale una quantità di zuccheri superiore rispetto ad un'altra pianta e quindi questi generare a loro volta una flora di microorganismi più abbondanti che quindi più rapidamente metabolizzano gli inquinanti presenti nel terreno. Grazie, grazie mille Alessandro. Invito ad alzare la mano se qualcuno... Daniela? Chiedo solamente una cosa. Allora, vengono già trasformati gli elementi inquinati nel terreno? Non è che vengono assorbiti nelle radici, rimangono nelle radici, vengono trasformati? Dipende dall'elemento inquinante. Allora, quando diciamo nelle radici ci riferiamo a pochi centimetri di terra adiacenti all'apparato radicale di una pianta o direttamente nell'apparato radicale. Questo significa che se noi abbiamo un terreno inquinato con metalli pesanti, con diossine, con ogni e qualunque schifezza che ci passa per la testa, in parte vengono, diciamo, digeriti da questi microorganismi e in parte, diciamo, si avvicinano, vengono assorbiti proprio attraverso il processo di vita della pianta e avvicinati alle radici. Quando il termine, diciamo, il periodo di impianto si termina, si taglia ovviamente il legno, le ramaglie, le foglie vanno verso le biomasse, il legno va nella filiera del legno e l'apparato radicale, a seconda del bisogno che c'è di riutilizzo di quel terreno, viene raccolto e smaltito separatamente. Quindi la terra e l'apparato radicale, ma proprio adiacente alle radici, ossia noi tirando su una radice tiriamo già su anche quella po' di terra che può contenere delle sostanze che sono state, diciamo, avvicinate o trainate verso le radici dalla crescita della pianta. Ma le analisi fatte nel terreno fino, ripeto, a 6 metri di profondità danno una terra pulita, sana e risanata completamente. Sì, sì. Cioè vengono estratti gli elementi, ma rimane ancora l'inquinante nell'apparato radicale, quindi c'è da smaltire quello poi. Certo, senza nessun dubbio. Ecco. Le radici devono essere smaltite, ma solo le radici. Ma ci sono delle zone in cui non è necessario nemmeno smaltire le radici, perché le radici possono rimanere a terra, ma la terra circostante è purificata completamente. Quindi se io pianto un albero e a 4 metri da questo albero voglio piantare dopo 18 mesi un albero da frutto, sono sicuro che in quell'albero da frutto non ci saranno inquinanti, perché il terreno tutto attorno, per il volume complessivo delle radici, che adesso non le so quantificare, viene decontaminato. Interessante, veramente. Alessandro, una domanda, ma nulla mi impedisce che io possa tenere queste piante oltre il loro ciclo, diciamo, di bonifica naturale, cioè anche oltre 24-36? Certo, certo. Tutto il tempo. E questo incide sull'effetto della bonifica o comunque la bonifica avviene nel tempo X predeterminato? Avviene nel tempo X predeterminato che ti ho detto, che sono circa 18 mesi. Poi la pianta la puoi lasciare tutto il tempo che vuoi. E nulla incide, perché il terreno rimane sempre così, quindi
i microorganismi, i metalli pesanti saranno sempre nelle radici. Ma anche se dovesse morire la pianta, rimane tutto, diciamo, nell'apparato radicale. Senti, un'altra cortesia ti devo chiedere, non, se è stato fatto uno studio sull'indice di piovosità in presenza di aree maggiormente verdi rispetto alle aree con minore densità di verde. Perché faccio questa domanda? Perché da un po' di tempo a questa parte i grossi fondi internazionali hanno iniziato a investire sull'acqua potabile, le grandi multinazionali hanno iniziato a comprare le acque minerali, e questo in prospettiva in cui le temperature aumentano e l'acqua potabile diminuisce potrebbe essere un problema un bel po' serio, ecco, diciamo così. Quindi per capire se in realtà la misura X di verde urbano, extraurbano, dove lo vogliamo considerare, ha un'incidenza diretta rispetto all'indice di piovosità. Allora, anche qui mi dai più credibilità rispetto a quelle che sono le mie competenze specifiche, però posso dirti che le aree in cui insistono, diciamo, degli alberi o comunque del verde, il verde ha anche una funzione di regolatore dell'umidità. E dove c'è verde c'è una tendenzialmente, ecco, una piovosità più regolare e maggiore rispetto ad aree in cui il verde proprio non esiste nella maniera più assoluta. Se questo verde sono alberi, facilita questo meccanismo rispetto alla sola erba. Però ecco, oltre questa banalità, a cui forse sa rispondere anche mio figlio che ha 8 anni, io non mi addentrerei perché proprio non è il mio settore. No, ho capito, rispetto anche alle esperienze passate si era... Però sul fatto che sia un mitigatore o comunque un fattore coadiuvante della, diciamo, dell'umidità sia indoor che outdoor, questo sì, te lo dico. Poi che questo possa generare, insomma, qui stiamo a livello dei ricordi di scuola o dei primi anni di università, non nel caso mio che ho studiato medicina, ma magari di scuola in cui sai bene che dove ci sono boschi, foreste, eccetera, c'è anche una produzione, un microclima diverso che facilita i processi rigenerativi. Ora io non vedo Alfonso, non so se Alfonso si è allontanato. No, ci sono, ci sono, attento. Cerco sempre di sollecitare con dei messaggi le persone che conosco. Ma io, se volete, posso aggiungere una cosa, visto che mi sembra di aver capito che il gruppo di persone che si riuniscono in questa vostra chat con appuntamenti fissi siano persone che si occupano fondamentalmente di rigenerazione del borgo, è corretto? O dei borghi? Ecco, allora vogliamo magari trovare un link con questo. Uno dice: ma il borgo già è un ambiente più bello, dove c'è una dimensione di vita migliore. Non tutti i borghi, ovviamente, ma insomma, nell'immaginario comune è questo. Quindi creare una rigenerazione anche verde, o perlomeno una tutela identitaria del borgo anche dal punto di vista del verde autoctono, delle coltivazioni autoctone, e che questo possa diventare un'occasione di socialità ma anche di scambio culturale o di eventistica attorno al verde, magari riportando, grazie anche alla presenza di alcune piante, di alcuni frutti, anche una fauna autoctona. Io lo dico, per esempio, ho una piccola tenuta in campagna in Piemonte, dove quando ero bambino era pieno di cardellini. Cioè, perché non ci sono più i cardellini? Perché non ci sono più i cardi. È molto semplice, perché i cardellini si cibano principalmente di semi di cardo. Nel momento in cui non ci sono più i contadini, non ci sono più i cardi e i campi, per non lasciarli diventare delle neoforeste, vengono tutti coltivati a erba medica, magari ha aumentato il numero di lepri ed è diminuito il numero di cardellini. Allora, adesso questa è ovviamente una battuta, però
Io che mi dedico a queste cose e mi piace rivedere quando vado da me in campagna la flora, ma anche la fauna che ricordavo quando ero bambino, non ho fatto altro che piantumare delle piante da frutto e delle diciamo verdure specifiche, vegetali specifici che possano anche richiamare quella flora e quella fauna che facevano parte della storia di quella vallata, e così ho fatto, e così riesco a circondarmi anche dei rumori e non solo visivamente delle immagini e delle figure che facevano parte della storia di quella valle e della mia fanciullezza. Questa è una cosa semplicissima da fare, che si può fare tranquillamente, anzi in maniera molto più semplice, dove c'è un piccolo centro urbano, come può essere un borgo, e quindi non solo preservare la sua storia, i materiali, le pietre, i coppi antichi, ma anche preservare la parte naturale, ricreando una sorta di museo a cielo aperto di ciò che storicamente insisteva in quel territorio. E questa può essere un'occasione anche di attrazione di turismo, anche importante, perché c'è una richiesta di mercato anche in questo. Che bella storia quella dei Cardellini, grazie Alessandro. Era proprio interessante, non sapevo che il nome era proprio anche riferito all'inclinazione del mangiare dei cardellini. Viene proprio da cardo, allora. Sì, ma perché? Non perché si coltivava il cardo, perché nei campi dove c'erano diverse coltivazioni il cardo veniva un po' come la gramigna, ma però veniva. Nel momento in cui tu hai interrotto le coltivazioni e ci fai solo erba medica, il cardo non viene più e quindi ti arriva il coniglio selvatico, la lepre, ma il cardellino scompare. No, poi il cardo è meraviglioso, immenso, dei fiori blu, azzurri, bellissimo. Bella cosa. Effettivamente mi rendo conto che in questi incontri mano a mano mettiamo insieme dei pezzettini, quasi un po' di memoria, che è interessante poi, semmai Vincenzo, mi dai una mano Sì, questo in realtà era il concetto un po' che ho, tanto viene pubblicizzato del chilometro zero, cioè in realtà ci sono tante soluzioni davvero a portata di mano, che però diciamo si riesce con estrema difficoltà a portare tra virgolette a sistema. Riesci a farlo in alcune località, ma poi magari il comune accanto non lo fa. Non riesco ancora sinceramente a comprendere la ragione di questi ostacoli, a fronte invece anche di soluzioni particolarmente tanto innovative quanto economicamente vantaggiose, perché comunque c'è guadagno anche lì. Oddio, forse è troppo poco, forse diciamo la risposta è nel risparmio. Vincenzo, è l'esempio, l'imitazione è l'esempio. Adesso da quando so, grazie ad Alessandro, che piantando cardi ho la probabilità di creare situazioni facili, adesso nella mia terreno di Romagna, dove ho un'azienda, eccetera, dove ho anche un cardo, ma uno, un pezzo lo dedico ai cardi e faccio un esperimento. No, però guarda, anche se molto banalmente quando uno diciamo può avere un terreno, acquistare un terreno del quale puoi fare tutte le analisi organolettiche che vuoi, ma magari la storia vera non la conosci se non era il tuo vicino di casa. L'idea di utilizzare questi pioppi per purificartelo nel giro di 18 mesi, dal mio punto di vista è un'idea innovativa, perché vatti tu a bonificare 5.000 metri quadri, 10.000 metri quadri, per un privato, anche per un privato, non parlo necessariamente per un'azienda o per una pubblica amministrazione, possono avere un costo importante. Ma non solo importante, insormontabile, cioè a suo tempo... Ricordo di aver collaborato con Report per un servizio che andava a vedere, e i costi di recupero, i costi di bonifica erano assurdi.
veramente assurdi e improponibili, perché la bonifica classica è ritaglio mezzo metro, trasporto tutto con i camion, butto in un buco e lì tombo la situazione. Questa cosa è assolutamente impossibile. Sono stati un po' più innovativi in Germania con il recupero di zone della Ruhr molto inquinate, in cui sono riusciti, come dire, senza troppo movimento terra, perché la bonifica la fanno così, non è che cioè, è chirurgica, cioè, togli da una parte e tombi dall'altra, ecco. In zone della Ruhr hanno fatto dei lavori enormi. Certamente nel Tarantino c'è un problema pazzesco che toccherà affrontare, ecco, perché quelle polveri che vanno in giro sono cioè, le ho viste, cioè fanno paura. Ricordiamoci, c'è Seveso, c'è la fibra. Ma considerate che da quello che mi è stato detto dal CNR, che ha fatto poi anche le analisi durante e post impianto, questa particolare specie di albero è in grado di assorbire anche le diossine, quindi è eccezionale da questo punto di vista, perché poi comunque ciò che sta in aria precipita a terra per vari motivi, o perché dopo un po' cade da solo, oppure per via di pioggia o di altri fenomeni, e con l'acqua penetra all'interno del terreno. Ecco, scompaiono anche le diossine, che è veramente... Sì, noi in Lombardia abbiamo avuto questa tragedia dell'Icmesa e di Seveso, e di fatto non sono riusciti nient'altro che a perimetrare zona A, zona B, nella zona A tombata e la zona B a parco, diciamo, e lì è rimasta. Adesso non so le evoluzioni più recenti. Ma ci siamo dati il limite di un'oretta e ci stiamo arrivando tra pochi minuti. Alfonso, c'è Antonio, penso. Antonio, non ti avevo visto, perdona, però alzate la mano. Sì, volevo chiedere, questa grande massa di verde che si sta sviluppando proprio intorno ai borghi, nelle zone dei terreni che vengono abbandonati e non più coltivati, quindi questo processo di rinaturalizzazione che potremmo definire selvaggio, c'è qualche ragione per cui sia opportuno coltivarlo in qualche modo, che debba essere coltivato in qualche modo, visto che poi, cioè, le eccellenze, tra virgolette, di questa rinaturalizzazione sono principalmente tre, e cioè le acace, la vitalba e i rovi, no? Così sono le prime. Ecco. Beh, allora possiamo dire che sì, è fondamentale che venga curato e coltivato in qualche modo, perlomeno data un'impostazione di coltivazione e poi curato in maniera più facile, perché tra vitalba, rovi e acacia, al di là della acacia, che voglio dire anche belle, i rovi possono essere anche di more, quindi, però il più delle volte more secchine, difficili anche da mangiare perché sono troppo fitte. Il rischio è quello di creare un territorio dove magari l'incendio può svilupparsi più facilmente, oppure contemporaneamente di rendere, diciamo, non fruibile, se non più pericoloso, il terreno, perché l'idea di avere del verde adiacente a un borgo è anche quello di poterlo rendere fruibile come elemento di attrattiva turistica, come elemento di attrattiva, diciamo, di tempo libero per la socialità del paese o del borgo stesso, anche dei bambini. Se lasciamo un terreno incolto può diventare un cove di serpi, un covo di magari di vespe o di calabroni, piuttosto che un luogo comunque non agibile, con cui basta un grado centigrado in più o una sigaretta, una cicca di sigaretta buttata magari d'estate, perché possa diventare un bel focolaio di un incendio che poi rischia di rovinare anche il resto. Senza considerare che oggi, se noi consentissimo
agli stessi turisti, ma anche, voglio dire, ai nostri anziani, ma non solo agli anziani, di avere a disposizione un pezzo di terra per coltivarlo, come esistono gli orti urbani che hanno grande successo, talmente successo che non riescono a stare dietro alle richieste da parte dei cittadini nel poter avere questo pezzo di terra, insomma, è un qualcosa per cui il mantenere quel verde può essere affidato anche alla cittadinanza e quindi ha costo assolutamente zero. C'è qualche essenza, cioè si può avere qualche indicazione su qualche essenza particolare che possa essere utilizzata per questo processo di rimboschimento affinché sia un po' meno selvaggio e un po' più coltivato? Ma guardi, questo dipende molto dalla zona in cui ci si trova. Ci sono essenze più indicate per diciamo i territori più freddi del nord o quelli più caldi e più aridi del sud. Quello che conta è come se avessimo un piccolo terrazzino noi e ci facciamo prima un disegno di che cosa vogliamo costruire. Ce li possiamo fare sotto forma di mappa, magari dividendocelo per gruppi e decidiamo che cosa fare di quel terreno senza piantare, mi scusi il termine, alla cavolo. Ci possiamo immaginare un'area di picnic, un'area gioco e circondarlo con del verde, dove poter avere anche della frescura. Magari scegliamo delle piante come può essere l'acero, che ha un'alberatura importante e con delle foglie che danno anche un'ombreggiatura importante. Possiamo scegliere delle essenze sempreverdi, ma io non sono un botanico, ecco, voglio chiarire, sono solo un appassionato, insomma. Se lei vedesse il mio terrazzo capirebbe che è una mia passione. Purtroppo non ho tempo di fare lo stesso da me in campagna ed è il motivo per il quale poi si fa solo foraggio, insomma. Posso chiedere in campagna dove, visto che anch'io sono in Piemonte? Io sono nel comune di Sarezzano, provincia di Alessandria. Io sono a Garbagna, quindi siamo molto vicini. Siamo attaccati. Io a Garbagna ho un'enorme quantità di centinaia di ettari di boschi che arrivano fino oltre Ovada e in Liguria. Anzi, se li vuole, perché non ho mai il tempo neanche di andarci, li cedo volentieri. Ci andavo a funghi un tempo, ma adesso neanche più questo, insomma. Accidenti, accidenti. 17:58. Allora, ti ringraziamo moltissimo Alessandro per questa testimonianza. Ci manteniamo mano a mano in contatto perché questa progettualità su le essenze arboree che disinquinano, questo è effettivamente molto molto interessante. Ecco, se posso, Alfonso, rispondere al signore Gentile che è intervenuto prima. Ecco, tutte queste informazioni si trovano, voglio dire, per uso semplice sul web, perché sono già state raccolte in documenti e via dicendo, comprese quali sono le essenze, eccetera. Se uno poi volesse fare un progetto ad hoc per un certo territorio che è finalizzato anche a un richiamo di tipo turistico, culturale, eccetera, si può studiare, voglio dire, la storia del luogo, della località, del Perdonami, ti sei zittito involontariamente, Alessandro. Nell'ultime frasi si è... Mi chiamano, no, sono chiamate sotto perché sto usando il cellulare. Questo è un qualcosa che si può fare con le amministrazioni locali. Però di base, se uno vuole, ha un suo terreno e vuole renderlo una piccola oasi piuttosto che un'occasione per migliorare la qualità della vita anche del resto della cittadinanza, queste informazioni, come anche progetti già fatti, si trovano molto facilmente anche proprio con delle ricerche semplici sul web. Grazie mille Alessandro, grazie a tutti, ci diamo appuntamento la settimana prossima. Nel frattempo sul nostro gruppo continuiamo a messaggiarci e darci informazioni che sono sempre molto utili al fine di rendere comune questa cultura.
Bella quella del cardellino, grazie Alessandro. Grazie Alessandro. Arrivederci, arrivederci a tutti. E a presto di sentirci. Perfetto. Ciao a tutti. Arrivederci. E arrivederci. Arrivederci a tutti. Arrivederci, arrivederci.